I think that sometimes we combine many things. Like I see many people like to become vegan. Io vedo che molte volte proviamo a combinare diverse cose, come ad esempio io vedo molte persone che diventano vegane. It's a good thing. È una buona cosa. But you see, when somebody offer prasad, he say no. This is with the milk. I am vegan. Però se vedete che qualcuno gli offre del prasad, del cibo offerto, allora lui lo rigetterà perché dice no, io sono vegano, non posso prendere del cibo che contiene del latte. He is losing his devotion. In quel modo perde la sua devozione. And slowly it becomes dry of life. I see many vegans. E lentamente la sua vita devozionale diventerà arida. Questa è una cosa che ho potuto constatare di persona. This God consciousness is devotion, bhakti. All your behavior should be love and action. And you deny love, mercy you want to deny, then how you will be connected with that? Questa coscienza di Dio significa essere costantemente in azione con l'amore. Se noi invece rigettiamo la misericordia, allora come potremmo essere coscienti di questa azione in amore? I also say vegan sometimes, but where I say, when I'm flying in the plane, I say there. Anche io qualche volta dico no, non lo prendo perché sono vegano, però quando è che lo dico? Quando sono nell'aeroplano che viaggio. That they will protect me, I say that I am free from this and that. So I use this word, but it's not that I am vegan. Allora uso questa parola per cercare di proteggermi magari da un cibo che contiene delle influenze negative, però non è che sono vegano. You try to see this. Perché dicendo sono vegano è sicuro che non c'è niente. Dicendo che uno è vegano è sicuro che questo cibo non contiene nessun prodotto animale. This, you want to keep distance in your devotion, then you make vegan important. Se noi diventiamo vegani, rendiamo il veganesimo importante, allora teniamo distante la devozione. It's a mix-up. Medicine is medicine. The spiritual life is a spiritual life. È una cosa distinta, come la medicina, e la vita spirituale e la vita spirituale. Sono due cose separate. Prasad is prasad, vegan is vegan. Prasad è prasad, e la misericordia è il modo di essere vegani, è un'altra cosa. È una misericordia il prasad, il cibo offerto. You see, Chaitanya Charitamrita, only Mahaprabhu is giving prasadam. What is this? This prasad is the meaning of mercy. Nel Chaitanya Charitamrita vediamo che Mahaprabhu anche dà il prasad ai suoi discepoli. Qual è il significato di questo prasad? È la misericordia. It's a mercy. È misericordia. You see, in my book, I was 6 months in trance, only taking the prasad of my Guru. Nel mio libro c'è scritto che io una volta sono andato in trance, in estasi spirituale per 6 mesi, soltanto perché ho preso pochi resti dalla bocca del mio maestro spirituale. That is the realization. You got the mercy, and you said no mercy. My one God brother said no, I cannot eat today. E lì che ho potuto prendere la realizzazione, realizzare attraverso la misericordia. C'era invece un mio confratello che non aveva accettato quel cibo. Today is Ekadasi. Aveva detto che oggi è Ekadasi, quindi non mangio i grandi cereali. And whole of life is doing like this, I do very wrong this thing. E però per tutta la vita poi penso, ho fatto la cosa sbagliata, forse dovevo prendere quei resti del mio Gurudeva. Is a Vaishnava Guru. Lui è un Guru Vaishnava. Adesso è un Guru Vaishnava. This is a happening. When you reject something of mercy, you lose. Quando noi rigettiamo qualcosa della misericordia, allora perdiamo la nostra opportunità di realizzazione.
remember to awaken the spiritual consciousness is Mahaprasad, the holy name is Sadhu Sanya. Io ricordo che per risvegliare la coscienza spirituale è importante il prasada, il Mahaprasada, il prasada. Prasada is Mahaprasada, prasada. Mercy is coming from that. La misericordia arriva attraverso il prasada, il Mahaprasada, il cibo offerto. L'associazione con i sadhu e il canto del santo nome. And the dust of the e la polvere dei piedi di loto dei grandi Vaishnava. That means you are humble to respect. Prendere la polvere dei piedi significa che noi siamo umili e quindi rispettiamo. Essere umili, rispettare il Vaishnava. Il gesto di prendere la polvere dei piedi significa essere umili, sviluppare umiltà. Yes.